avermi concesso di fare questa presentazione di fronte alla città in cui vivo, Grosseto, veramente grazie. Al mio fianco vorrei partire da lui perché abbiamo un programma ben preciso, c'è il mister. Molti di voi lo conoscono già. Sì, sono contentissimo di questa scelta, diciamo, una grande società, una società che sicuramente ha programmi importanti e perciò ho fatto questa scelta. Stiamo costruendo una buona squadra, una squadra che deve dare soddisfazione, che si deve accattivare la simpatia di questa gente, e cercheremo di mettergliela tutta per dare grosse soddisfazioni sia ai nostri dirigenti che fanno sacrifici economici, sia ai nostri tifosi che verranno sicuramente al campo a tifare forza del Grosseto. Che già abbiamo avuto modo di vedere qui, che mi ha accolto a braccia aperte e che non vedeva l'ora di conoscere questa rosa. Ecco, io perderei pochissimo tempo perché siamo stretti e dobbiamo preparare le scalinate del buono. Ringraziamo anzi Franco Cencioni che ci ha concesso di essere qua. Andiamo in ordine alfabetico per non fare torto a nessuno. Il primo ad essere presentato prima della rosa, presentiamo lo staff. E allora cominciamo da secondo, si chiama Nicola Tramuto, l'amico dei portieri. Domenico Percione, e poi abbiamo oggi un ragazzo che è di qua, che è Mario Fei, che non bisogna presentare altro. Questo è lo staff. E lo staff, per quanto riguarda invece lo staff sanitario, c'è invece il dottor Luigi Riccardo Storcè e il dottor Sergio De Santis, che non ha potuto essere con noi in quanto giustamente si sta godendo il meritato premio. Il massaggiatore Luca Zicaro e il magazziniere Claudio Porto. Ora ci metto il terro, riprendiamo così la rosa, vediamo di cominciare dal primo giocatore che si chiama Mirko Barbero, è di Grosseto, anno 1993, il suo ruolo è di centrocampista. Ringraziamo anche le nostre magliette perché ho scelto tre fantastiche ventenni che accompagnano i giocatori e hanno deciso di coadiuvarmi in questo ruolo in questa serata. Andiamo avanti con Yuri Battaglia, anno 1998, compagno di reparto del nostro Mirko Barbero. Eccolo anche lui accompagnato da un'altra giovane donzella. E proseguiamo con Angelo Cilento, anno 1997, il suo ruolo è il terzino. E veniamo a altri due grossetani, Andrea Ciolli, anno 89, il suo ruolo è quello di difensore centrale.
Nocciolo, anno 97. Il suo ruolo è di esterno sinistro. Giulio D'Aleno, anno 88, il suo ruolo è quello di difensore. Accompagnato dalla nostra Sara Verdi. Il turno adesso è di un altro grossetano, Tommaso Di Iorio, anno 98, è un portiere. Giocherà quindi i pali bianco-rossi. Giuseppe Laura Lauria, anno 94, il suo ruolo di centrocampista, e di lui parliamo con il mister Domenico, è un tuo allievo, tu lo conosci da diversi anni. Sì, è 2 anni che è con me, è stato a Termoli e a Potenza l'anno scorso, un centrocampista di qualità, dovrebbe fare il play. E proseguiamo con Vito Lavopa, anno 95, lui non c'è stasera. Quindi proseguiamo con Federico Mannini, anno 92, il suo ruolo è quello di terzino sinistro. A seguirlo è Gaetano Marino, del 96, un difensore. Altro portiere, Roberto Mecca, anno 96. Armando Migliaccio, anche lui anno 96, il suo ruolo è quello di difensore centrale. Nel ruolo di attaccante, Jacopo Pietro Murano, classe 90. Compagno di reparto, troviamo Umberto Nappello del 91. E ancora Danilo Nigro, anno 96, il ruolo è di esterno destro e sinistro. E guarda io, andiamo. Lo segue Nicola Olivieri, dell'87, centrocampista. Un altro grossetano è invece Luigi Palmieri, del 96, il ruolo di portiere. Vincenzo Platone dell'84, sempre al centrocampo. Non manca. Ghibre Abdul Razak del 97. È un po' emozionato, mi dice Domenico. Matteo Rossi del 96 nel ruolo di portiere. E invece nel presentarvi il prossimo giocatore vi dico già che il suo cognome ha già fatto notizia. Lui si chiama Alberto Schettino, è un difensore centrale. Di lui ce ne parla il mister che lo conosce molto bene. Sì, è ragazzo di Castellammare. Spieghiamo che non è né nipote né parente. Non è parente di Schettino Vergilio, è un ragazzo di Castellammare che l'ho conosciuto l'anno scorso, da gennaio. Mi sono trovato bene, lui perché è un difensore esterno dietro Mancino. E siamo qua per questa avventura e per cercare di dare sempre soddisfazione a questi calorosi tifosi che veramente mi sembra di stare al sud e vedere con tutta sta gente qua. E sarà così anche nel corso di tutta quanta la stagione. Veniamo a Filippo Servino, anno 95, un altro centrocampista. Altro grossetano, Francesco Tosoni, del 95, il suo ruolo è quello di difensore centrale. E chiudiamo con Raul Baccaro, del 96, un centrocampista, altro giocatore
dedicato al mister Domenico. Sì, anche lui è arrivato a gennaio con lo stesso. Deve dimostrare qua anche a Grosseto il suo. E lo farà senz'altro anche a modo di farlo. Intanto la rosa non è ancora proprio al completo perché il mister ha avuto modo calcio a Grosseto e soprattutto portare la gente allo stadio.